c'è stato un momento nel primo tempo, 5 minuti, dove ci siamo un po' sbilanciati, dove abbiamo concesso un po' di spazi, e 10 minuti del secondo tempo. Per il resto penso che è una partita abbastanza equilibrata, dove è stata decisa da una giocata da un giocatore di una qualità superiore, dove ha messo una palla sotto l'incrocio, però sotto l'aspetto della prestazione non c'è da rimproverare nulla ai miei ragazzi. Abbiamo interpretato la partita in fase difensiva in una maniera, in fase offensiva in un'altra. Ripeto, penso che considerando il valore dell'avversario abbiamo fatto un'ottima gara, una buona gara perlomeno, e peccato per il risultato finale. C'è solo da migliorare, perché comunque il fatto che si può fare un'ottima prestazione e si porta a casa 0 punti perché non si fa gol, c'è solo da migliorare questo aspetto. Sempre quando prendiamo gol c'è quel momento di tristezza dentro la partita, però secondo me abbiamo fatto una buona prestazione, manca solo il gol. Però penso che in settimana abbiamo tempo per lavorare, per sistemare poca cosa per arrivare al gol. Nella partita arriva un po' la stanchezza della partita, poi abbiamo ripreso bene nel secondo tempo e purtroppo non sono riuscito ad arrivare al risultato.